annullata. Infatti, su un suo spunto che è successo il fallo, poi è nato il gol del pareggio, perché l'Arezzo sui piazzati ci ha messo in difficoltà, bisogna dire. Per la porchetta di Monte San Savino, oltre a una carne di ottima qualità del nostro territorio, utilizziamo solo ed esclusivamente ingredienti scelti. Mi raccomando di non svelare i segreti. Assolutamente, però facciamo vedere quelli che sono gli ingredienti naturali. Finocchio in fiore della nostra Val di Chiana, che non potete sentire il profumo ma lo degusterete all'interno della nostra porchetta. Aglio in camicia, fatto nel comune di Monte San Savino, sale marino e pepe macinato. Questi sono solo gli ingredienti, mettiamo poi il fegato e la porchetta è pronta. Il segreto non lo diciamo a nessuno. Siamo contenti per il risultato, che poteva essere anche migliore, però onestamente, ora così un po', diciamo, dopo la partita abbiamo avuto davvero delle occasioni, però anche l'Arezzo, bisogna riconoscere, ha avuto delle occasioni importanti. Quindi è vero che eravamo in vantaggio di un gol e un uomo, e lì è venuta fuori un po' la nostra ingenuità, un po' la nostra giovane età, un po' di stanchezza, e mentre l'Arezzo è venuta fuori l'esperienza, la qualità soprattutto di Calderini, che insomma da solo ha, come dire, annullato la superiorità numerica, perché saltava regolarmente due o tre uomini, e quindi questa superiorità numerica che avevamo era parziale, perché poi questo ragazzo, che è molto bravo, l'ha annullata. Infatti su un suo spunto che è successo il fallo, poi è nato il gol del pareggio, perché l'Arezzo sui piazzati ci ha messo in difficoltà, bisogna dirlo, e su questo dovremmo lavorare. E alla fine mastichiamo un po' amaro, però con grande fiducia verso il futuro, perché un punto forse la vigilia l'avremmo sottoscritto, però conforta anche la prestazione della squadra, che è in crescita anche rispetto a quella partita col San Donato, che era difficile sì, ma oggi secondo me abbiamo fatto qualcosa in più sul piano del gioco e delle occasioni tante anche noi. Mister, perché nel finale, quel momento in cui avevate la partita in mano, ha sostituito i due attaccanti? Perché erano cotti. Un ulteriore sacrificio si poteva chiedere? Ecco, il senno di poi onestamente non l'avrei tolti. Però ecco, mi sembrava che con i ragazzi che erano entrati, freschi, potevo gestire questa gara. Ragazzi, che avevamo due gare difficilissime per motivi differenti, perché qui è chiaro c'era il valore dell'avversario assoluto, e vabbè, le difficoltà di venire a giocare ad Arezzo, però è una partita importante dove noi potevamo un po' indirizzare il nostro campionato. Però la partita difficile era poi mercoledì, cioè se qui avremmo costruito qualcosa di positivo, e l'abbiamo fatto, mercoledì sarà la conferma di tutto questo, e quindi sarà secondo me più difficile, perché in questo campionato oggi si è visto partite scontate, non ce n'è. Noi abbiamo, non dico l'obbligo perché non c'è l'obbligo, però come dire, la necessità e l'opportunità di tentare di fare tre punti mercoledì, ma è una partita che io temo tantissimo, forse anche più di quella di oggi, che per certi versi l'avversario è di valore, va bene, questo era, andava da sé, però magari visto l'Arezzo, lo stimolo del derby, di un campo importante, di un ragazzo importante, sono sicuro che i ragazzi avrebbero fatto bene. Mercoledì invece dovremmo andare più sul pratico, perché occorrono i tre punti per rimpinguare questa classifica che oggi abbiamo mosso. E comunque sta già pensando a mercoledì. Io già sto pensando a mercoledì. Sarà una San Giovannese? Il signor Zago. Io pensavo a mercoledì. Sarà una San Giovannese vogliosa fare la partita? O farà stare una gara d'attesa? Mercoledì dice. Ora vediamo, ora domani ci prepariamo in tutto, vediamo come hanno fatto loro oggi, cosa hanno fatto. Analizzeremo l'avversario e poi vediamo, ma sicuramente dare seguito a questo risultato è la cosa più importante per noi, e quindi in quest'ottica ho pensato, forse sbagliando, e si sbaglia tutti, che i due attaccanti che erano un po' morti, se li voleva riservare per mercoledì, potevo gestirli un pochino, però tanto è così, se andava bene eravamo bravi, se è andata male sbagliato. Grazie, mister.